difese immunitarie. Potresti conoscere il cuore, il cervello, la corteccia telencefalica superiore, ma sicuramente non conosci il sistema linfatico. Questo è l'ingresso di un linfonodo, dove è presente un posto di blocco e dove viene controllato ogni passaggio per poi raggiungere la circolazione sanguigna. Ma vediamo cosa succede quando il flusso di ospiti indesiderati, o meglio immigrati, aumenta a dismisura. E il cervello che fa? Sembra che qualcuno stia dormendo sonni tranquilli. Ma che cosa sta succedendo? Sì, diversi abitanti di Torla Faringe stanno protestando per l'arrivo degli immigrati. Potrebbero essere dell'influenza. E che dice quel globulo rosso là dietro che vuole parlare? Io sono qui da più di 5 giorni e non ne posso più. È pieno di sti immigrati che non fanno niente tutto il giorno. Sporcano e fanno solo casino. Se loro farebbero qualcosa, nessuno gli dicesse niente. Ma è possibile che nessuno interviene? Fate qualcosa, dai, per l'amor del cielo! Allarme immediato! Ma per fortuna ci sono i globuli bianchi che ci proteggono. Ehi, guarda, un altro di quegli immigrati. Ehi, lei, mi favorisca i documenti. Lei non sembra regolare. E così i globuli bianchi riempono di mazzate l'immigrato irregolare. Saranno poi i macrofagi della municipale a sbarazzarsi dell'intruso. Avete visto come gli ospiti indesiderati fanno male alla salute? Ma non tutti vengono qui con cattive intenzioni. Qualcuno entra nel nostro corpo per integrarsi e lavorare con il nostro organismo. Ma di questo ne parleremo nei prossimi episodi. Questo programma è stato presentato da... Segui e commenta Canale Test su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, Netlog e altri social dismessi.